Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, bentrovati ai colleghi all'Associazione Maellare e oggi c'è stata chiesta la possibilità da parte dei sindacati dell'Istituto Assistenza Anziani di essere auditi in questa commissione. Sì, se posso intervenire, sono Zanini Giovanni, segretario generale della CISL Funzione Pubblica di Verona. E continuo un po' quanto espresso anche dall'assessore Maellare. Io ero presente all'incontro con il sindaco e alle varie richieste che abbiamo fatto circa l'approfondimento di alcuni temi. E c'è sempre stato risposto che una volta c'è il problema dell'Euripa che si deve esprimere, poi mentre su altri argomenti non si poteva più di tanto fare perché la Lanzarin aveva chiesto una serie di dati. Abbiamo chiesto se era possibile ritirare la denuncia per quelle 33 persone e Capiotti ha detto tranquillamente no, ma io ho fatto soltanto la segnalazione, quindi è tutta la Procura della Repubblica eventualmente che, come dire, non so, accendo un fiammifero nel pagliaio e dopo se va a fuoco questo non è colpa mia. Ecco, quindi abbiamo fatto una serie di richieste, però alla fine ci siamo accorti che è quasi tutto ingessato, ingessato, non si può agire da nessun'altra parte e quindi, che come diceva prima l'assessore Maellare, siamo arrivati a un punto morto dove non c'è più la possibilità di sviluppare il dialogo. La cosa che mi dà molto, che mi fa molta angoscia è che probabilmente ciò che succederà sarà lo svuotamento dell'Istituto Assistenza Anziani, perché una volta che avremo eventualmente un esordio negativo, chi potrà fuggire, fuggirà e ci rimetteranno gli ospiti, ci rimetteranno i lavoratori, ci rimetterà la città di Verona. Io parlo anche da sanitario, quindi sono inserito all'interno, queste dinamiche le conosco molto bene. Se prima diceva l'assessore Maellare che la Pia Opera Ciccarelli è svuotata di infermieri, ci potrebbe essere tranquillamente una trasmigrazione degli infermieri presso la Pia Opera Ciccarelli. Però ecco, non è questo secondo me il risultato a cui dobbiamo tendere. Grazie.